È sicuramente una concreta possibilità di rafforzare anche l'efficacia della proposta politica. Peraltro qui abbiamo anche investito e investiamo su un'esperienza già importante che c'è stata, un sindaco uscente che è qui vicino, col quale abbiamo fatto in passato, io ero venuto qui per un CIS che abbiamo lanciato dall'Università di Teramo. Ci accomuna anche il fatto adesso della prospettiva di attuare gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ovviamente noi, io come Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, ci teniamo tantissimo. Quindi abbiamo bisogno di una squadra di amministratori che il giorno dopo non si inventi nulla, sappia già come muoversi, abbia una visione, abbia idee chiare e progetti da realizzare. È per questo che assolutamente c'erano tutte le premesse per lavorare insieme, noi ci siamo e quindi confidiamo assolutamente in un rilancio di un buon governo per questa città. La prima premessa è un'azione di forte impronta nel segno della legalità, contro il contrasto di qualsiasi malaffare, qualsiasi episodio, diciamo, di corruzione e infiltrazioni malavitosa e di comitati di potere e affaristici. Due, per quanto riguarda poi il PNRR, noi puntiamo molto sul rafforzamento dei servizi sanitari e qui c'è una grande questione per l'ospedale. Siamo assolutamente fatti sentire quando c'è stata l'elaborazione del progetto. Noi vogliamo il rafforzamento della sanità pubblica, non pensiamo, abbiamo toccato con mano cosa significa lasciare e distrarre risorse dalla sanità pubblica rispetto e lasciare che crescano le cliniche private, non ce lo possiamo permettere. E poi permettetevi, insomma, tutti i progetti del PNRR, dagli asili nido, il rafforzamento, investimenti nelle scuole, transizione ecologica, insomma, questa è una città che ha tutto. Questa è una città che ha montagne, mare, fiumi, e ha un patrimonio archeologico, architettonico, storico pazzesco. Cioè questa è una città per cui se fosse in altri stati, in altre nazioni che io ho visitato, perché ho visitato in lungo e in largo tutto il mondo, è una città che meriterebbe una visita come attrazione di un'intera nazione. Noi è una delle tante belle città italiane, pensate un po' che patrimonio abbiamo. Abbiamo semplicemente necessità di una classe dirigente, di amministratori locali che sappia come muoversi. La differenza politica è dovuta al fatto che noi badiamo a migliorare la qualità di vita dei cittadini, badiamo alla concretezza, solidità della proposta. Qui c'era una squadra di governo che secondo noi non ha operato male e l'appoggiamo, anzi ci impegniamo direttamente assumendoci una corresponsabilità. Altrove questo non è stato possibile. Noi guardiamo a degli obiettivi politici da raggiungere, non guardiamo soltanto a delle astrazioni. Quindi sì, delle volte andiamo da soli, ma perché non ci sono le premesse, non perché riteniamo che l'isolazionismo in politica paghi.